Un accordo fatto con le associazioni di volontariato della protezione civile che hanno al loro interno del personale abilitato proprio all'IB. Questo pattugliamento, queste vedette che abbiamo messo in campo, che questa squadra che girerà tutti i giorni dal 10 agosto al 10 settembre, non ha il compito di evitare che si possano verificare gli incendi, ma ha il compito esclusivamente di segnalare nel più breve tempo possibile alla sala operativa dei Vigili del Fuoco e della SOP regionale, quindi la Protezione Civile regionale, un principio di incendio, in modo tale poi da far intervenire tutte le istituzioni dello Stato che in qualche modo sono chiamate ad intervenire nel caso ci fosse un incendio. L'azione che abbiamo voluto, preventiva, che abbiamo voluto mettere in campo serve ad accelerare proprio il tempo da quando si verificano gli eventi a quando poi il Corpo Nazionale e coloro che sono chiamati ad intervenire possono intervenire, quindi tanto più si riduce questo tempo e tanto più è facile e sarà efficace l'azione di spegnimento. Dall'altra parte, la presenza di una pattuglia della Protezione Civile con ragazzi in divisa ha pure una forma di deterrenza nei confronti di coloro che vogliono mettere in campo azioni delittuose nei confronti dell'ambiente e non solo dell'ambiente, quindi ha un duplice significato. La cosa importante che devo rilevare è che alla nostra richiesta hanno risposto delle associazioni, quattro associazioni di volontariato, ma hanno dato una risposta per un mese continuativo, quindi per tutti i giorni della settimana. Questa risposta così importante sotto il profilo numerico e anche della disponibilità ha un significato importante, cioè quello proprio di essere attaccati al proprio territorio, di essere attaccati all'ambiente e di voler preservare il nostro territorio così com'è. Ci sono delle zone particolarmente sensibili nel comune? Sì, ci sono delle zone dove purtroppo la ripetitività degli eventi ci porta a pensare che non ci possa essere solo un fattore naturale, ma ci possa essere anche un fattore umano, tipo Carapollo, tipo Miano. Sono delle zone che negli ultimi anni sono state più volte interessate da incendi e che saranno quelle zone maggiormente pattugliate, come tutte quante le altre che sono alberate, ma nello stesso tempo su quelle maggiormente, che nella storia hanno avuto un maggior numero di interventi, ci sarà un'azione più importante da parte della Protezione Civile.